Andrà tutto bene, puntata numero 382. Oggi è venerdì 24 luglio 2020 e sono le 17:35. Dagli studi televisivi di Antenna del Mediterraneo a Capo d'Orlando in provincia di Messina, Gioacchino Onorati, e da Roma Ernesta Adele Marando. Buon pomeriggio Ernesta. Buon pomeriggio Gioacchino. Ernesta, oggi la puntata è un po' particolare, non sappiamo se davvero andrà tutto bene. Lo speriamo vivamente. Lo speriamo vivamente perché sappiamo tutti che in questo periodo di emergenza sanitaria alcune persone che sono recluse stanno vivendo momenti di grande difficoltà, soprattutto quando è iniziata questa emergenza, l'isolamento, l'allontanamento dalle famiglie, le condizioni di detenzione molto critiche e direi anche in violazione a dei precetti costituzionali e in violazione allo stesso ordinamento penitenziario. Ma nella puntata di oggi ci occuperemo anche di un caso particolare, quello del sostituto procuratore della Repubblica, ecco, Michele Nardi. Quando sono entrato in magistratura erano altri tempi, c'era un'altra magistratura, c'era un'altra società, un altro mondo. Si entrava con l'entusiasmo, con la voglia di cambiare il mondo, tipica dei giovani, ma anche di una società che era in fermento. Erano gli anni delle grandi stragi di mafia, gli anni di Tangentopoli. Sembrava che davvero si potesse ridefinire la società italiana. Qualsiasi legge può essere usata strumentalmente, lo può essere usata strumentalmente sia dal magistrato che da chi cerca di fermare un magistrato. Ecco perché insomma, tutte le leggi sono perfettibili, ma tutte le leggi sono nelle mani poi alla fine di chi le deve applicare. Di Michele Nardi hai pubblicato due lettere che ti ho fatto pervenire. Sì, io ti ringrazio per la testimonianza che ho ricevuto tramite queste due lettere che mi hai appunto dato i primi di luglio, e io ho ritenuto di pubblicare dopo il tuo consenso, dopo avertelo chiesto naturalmente, e c'era indirettamente il consenso del dottor Nardi, perché nelle lettere c'era scritto puoi pubblicare, quindi non abbiamo violato nessuna norma di riservatezza, e le ho pubblicate perché la lettura di queste lettere mi ha profondamente scosso, perché ho letto delle cose raccapriccianti, agghiaccianti, che è bene che vengano conosciute dal mondo, perché per parafrasare una delle frasi del dottor Nardi nelle sue lettere, si parla di un inferno in terra e di un microcosmo sconosciuto al mondo pseudocivile. Ecco, io ho citato proprio due frasi, due terminologie che mi hanno particolarmente colpito, perché è veramente così. È un inferno dove bisogna aprire, portare la luce, bisogna aprire le porte di questo inferno, bisogna portare i riflettori in questo inferno. E se tu mi consenti, vorrei leggere per il nostro pubblico, per il vostro pubblico, alcuni brani delle lettere del dottor Nardi, perché sono le lettere stesse che parlano di questo mondo. Allora, prima ancora della lettura, voglio anche io dire ai nostri telespettatori che chi volesse documentarsi su questa vicenda processuale, Radio Radicale ha seguito forse tutte le udienze, quindi sul sito di Radio Radicale, processo a carico di Michele Nardi ed altri per la vicenda Sistema Trani. Allora, costituiamo le parti, chiamiamo il processo a carico di Nardi più altri. Così almeno potrà farsi anche un'idea molto più precisa di quello che realmente è accaduto, sta accadendo, e appunto di come si stanno formando le prove
durante il dibattimento. E poi un'altra cosa, e poi ti lascio alle lettere, dove sono state pubblicate queste lettere? Sì, dunque il caso del dottor Nardi da gennaio è seguito sul giornale online j'accuse.eu, atto di accusa contro ogni forma di ingiustizia, uno dei miei giornali di cui io sono il fondatore e il direttore responsabile, e lì sono anche pubblicate queste due lettere integralmente così come me le hai passate in data 9 e 10 luglio, www.geacuse.eu. Ovviamente noi in questa puntata, né nelle altre che faremo, ci occuperemo degli aspetti processuali, perché non spetta a noi stabilire nulla del processo, figuriamoci. Però da persone civili possiamo dire che comunque la detenzione non può e non deve essere disumana, questo sì, possiamo dirlo. E credo che noi lo dobbiamo dire, è un nostro diritto dovere, perché viviamo in una società cosiddetta civile e quindi non possono essere ammesse le torture, perché si ravvisano leggendo queste lettere veramente delle torture perpetrate ai danni dei detenuti in generale, non semplicemente ai danni del dottor Nardi. Questa vuole essere una testimonianza tout court per tutti i reclusi delle carceri italiane e anche non italiane, perché poi siamo cittadini del mondo e questo che avviene nelle carceri italiane purtroppo avviene anche in altre carceri e non solo di paesi, chiamiamoli del terzo mondo, ma anche del civilissimo occidente. Articolo 13 della nostra Costituzione, comma 4, è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. Ma violenza fisica e morale, il certo. Dottore Michele Nardi l'ha patita, la sta patendo, sì o no? Tu sei una psicologa. Sì, io sono una psicoterapeuta, sono un medico, un medico pediatra neonatologo, psicoterapeuta forense, e con diversi master alle spalle di studi sulla psicopatologia forense, sulla psicologia investigativa e quant'altro. E sei anche consulente del tribunale? Sono consulente del tribunale, sezione sia civile che penale, da oltre 30 anni, ho lavorato per oltre 30 anni in ospedale, grandi ospedali romani, tra cui il San Camillo, come pediatra neonatologa. All'Atere ho un'altra vocazione, che è quella del giornalismo, quindi io ho due grandi vocazioni, ho avuto e ho tuttora due grandi vocazioni nella mia vita, sono quella del medico, quindi di curare le persone malate, bisognose, particolarmente, ecco, mi occupo di bambini, quindi persone che i bambini sono assolutamente in mano agli adulti, e se vogliamo fare una metafora, una traslazione, i detenuti vanno incontro a uno stato regressivo, quindi hanno bisogno degli altri per poter vivere, e in un qualche modo come se avessero bisogno di una pediatra. Non vorrei essere riduttiva, però questo è quanto, cioè hanno bisogno veramente degli altri per poter sopravvivere e poter farsi difendere, e avere da mangiare, essere, stare al caldo, insomma una serie di cose. Per quanto riguarda il giornalismo, io agganciandomi alla mia vocazione di medico, ho sempre trattato, ho sempre avuto una grande empatia per le persone sofferenti, quindi per le persone quindi anche in carcere. Pertanto ho fondato dei giornali, uno in particolare, J'accuse, che il cui sottotitolo è Atto di accusa contro ogni forma di ingiustizia. È un giornale che data oltre i 12 anni, insieme a un altro giornale, Radio Civetta, che è all'Atere, che è la ricerca della salute, della verità, della libertà e della giustizia. Quindi io sono orientata proprio alla cura della persona, alla cura dell'aspetto psicologico, anche perché se te non dal punto di vista psicologico sei devastato, la tua vita è finita. È una persona in carcere, quando è maltrattata, e comunque già il carcere stesso, la detenzione, è una durissima prova da sopportare, specialmente quando poi ci sono delle torture in atto.
Ecco, fatta questa premessa, Infatti, abbiamo fatto vogliamo tutte dare la le parola. sì, abbiamo fatto tutte le premesse necessarie, secondo me necessarie. Adesso la parola a Al dottor Michele Nardi. Nardi. Allora, questa è una lettera che tu mi hai mandato dove è stampigliato sopra, ricevuta il 6 dicembre 2019. Caro Gioacchino, ci ho messo un po' a rispondere alla tua lettera, perché significa richiamare alla mente eventi e momenti dolorosissimi. Comincio col dire che le indagini a mio carico sono iniziate il 20 novembre 2015 e sono durate 3 anni e mezzo, in barba a ogni prescrizione di legge che indica in 1 anno e mezzo la durata massima delle indagini preliminari. E ci troviamo quindi davanti a un abuso. Il mio arresto è stato effettuato come fossi, davanti a un abuso lo dico io, tra virgolette. Il mio arresto è stato effettuato come fossi un pericoloso criminale. Potevano semplicemente convocarmi in caserma e lì notificarmi l'ordinanza di custodia. Invece mi hanno bloccato all'uscita autostradale e con 4 auto dei carabinieri, mitra spianati e pistola in faccia. Dopo alcuni giorni nel carcere di Lecce, in una cella singola, ma senza riscaldamento, tanto da costringermi a dormire con il giaccone addosso per ragioni di sicurezza personale. Ricordiamo, inciso mio, che ci troviamo nel gennaio 2019, perché il dottor Nardi è stato arrestato il 13 gennaio 2019. Ritorno alla lettera. A Lecce sono detenuti moltissimi esponenti della Sacra Corona Unita, da me condannati all'ergastolo. Mi hanno trasferito a Matera in una cella di 15 metri con bagno e altri 2 detenuti, a causa del mio stato depressivo. Dopo 15 giorni mi hanno trasferito al reparto psichiatrico del carcere di Taranto. Un inferno, con cellule dotate solo di tazza WC e lavandino, di 8 metri quadri in cui eravamo stipati in 3, senza possibilità di uscire mai dalla cella perché il reparto era strapieno di persone pericolosissime e fuori di testa, tutte recluse per omicidio e per pedofilia violenta. I primi 3 giorni non mi hanno dato nemmeno il cuscino o le lenzuola. Ho dormito vestito, infilandomi in un sacco per l'immondizia, su un materasso lercio. I miei compagni di stanza non uscivano dalla cella da 3 anni e da 3 anni non facevano la doccia. Sono rimasto lì un mese e poi, per grazia ricevuta, rispedito a Matera, dove sono tuttora. Il cibo è di scarsissima qualità e cucinato male. Ora passo a alcuni altri passaggi che sono importanti, ma voglio andare proprio a quelli forti. Per arrivare a leggere questo passaggio, vengo tradotto alle udienze con le manette, in violazione delle disposizioni ministeriali, e durante le udienze chiuso in una gabbia, come in un pericoloso mafioso o terrorista. E ancora salto altri passi per arrivare a. Il tribunale, infine, alla prima udienza, senza chiedere il mio consenso, ha fatto entrare le telecamere delle TV private. Inciso mio, una situazione gravissima, cioè la violazione della privacy senza consenso. Ritorno alla lettera. E si sono divertite a mandare in onda le mie immagini chiuso in gabbia. Se non fosse per la forza straordinaria che mi dà il Signore, sarei stato spianato. Puoi pubblicare la mia lettera, Michele. Adesso passerei brevemente alla seconda lettera, pochi passi più incisivi e poi finiamo con questa testimonianza. Questa lettera mi ha detto ti è arrivata circa un mese dopo, i primi giorni del gennaio 2020, naturalmente. Caro Gioacchino, innanzitutto ti ringrazio perché continui a scrivermi, sei l'unico. Tutti gli altri, parenti e amici sono spariti. Vedi, il carcere è una discarica sociale. Quando ci finisci,
le persone che ti conoscono ed anche quelle che dicono o pensano di amarti tendono a rimuoverti piano piano dalla loro vita. In fondo è come essere morti, morti con ignominia, per cui anche il tuo nome o il tuo ricordo va rimosso perché crea imbarazzo per coloro che vivono nella società pseudo-civile. Non serve a niente tutto quello che di buono hai fatto per tutta la vita. È sufficiente l'accusa, ancora non dimostrata, di essere un corrotto, un massone, uno che ha collegamenti con i servizi segreti deviati, che minaccia di morte i testimoni, perché tutto venga cancellato. Questa è la vera tragedia della società civile moderna, occidentale. Vado oltre, un altro passaggio. Questa esperienza mi ha consentito di conoscere profondamente la popolazione carceraria. La metà delle persone qui presenti non avrebbero mai dovuto metterci piede. L'altra metà, per quanto colpevole, è privata di diritti fondamentali come l'affettività. I 45 giorni di permesso previsti dalla legge, un cibo decente, un'assistenza psicologica adeguata e potrei andare avanti. Il personale fa miracoli con i mezzi a disposizione. Sono vittime anche loro di questa micro società nascosta agli occhi del mondo. È impensabile che con gli attuali strumenti tecnologici di controllo, la detenzione, tranne nei casi di reati contro la persona, non avvenga mediante la detenzione domiciliare con controllo elettronico. Vado oltre. Passo a quest'altro frammento, che trovo molto forte, molto importante. Lo Stato, tra l'altro, risparmierebbe tantissimo ed eviteremmo di essere condannati come paese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo centinaia di volte all'anno per le modalità incivili della detenzione carceraria. Le carceri, per lo più, sono vecchie, fatiscenti, sporche. La notte dobbiamo barricarci in cella per evitare di essere assaliti da ratti, ratti grandi come gatti. Che fine ha fatto lo spirito costituente che ha scritto all'articolo 27 della Carta fondamentale che la pena deve avere un carattere rieducativo? Qui la gente diventa solo più cattiva, abbrutita a forme di sottoumanità dal sovraffollamento, dalla promiscuità, dalla mancanza di ogni mezzo di formazione culturale, dalla mancanza di vicinanza dello Stato. Tutto, anche fare la telefonata settimanale di 10 minuti alla propria famiglia diviene una gentile concessione. Una sola linea telefonica per oltre 200 detenuti. Per oltre 2 mesi siamo stati al freddo, senza riscaldamento e senza acqua calda. Lo Stato ci ha messo 2 mesi per trovare il denaro per pagare la ditta che ripara le caldaie. Nel frattempo siamo marciti al freddo e all'umidità. Ci siamo coperti come potevamo, dormivamo vestiti. Sembrava di stare in un lager nazista o in un gulag sovietico, non in un carcere della Democratica Repubblica Italiana. Mi vergogno di essere italiano, mi vergogno di essere stato un magistrato e di avere condannato tanta gente a questo inferno in terra. Pensa come tutto questo sia ancora più duro per chi, come me, continua ad urlare, inascoltato, di essere innocente.
Continuerò a farlo anche se tenteranno, se cercheranno di zittirmi. Continuerò a farlo anche se mi condanneranno con false prove. Qualcuno potrebbe chiedersi perché si sono accaniti così contro di me. La risposta non posso rivelartela ora, perché non mi crederesti nemmeno tu. Posso solo dirti che non è un caso. Dimenticavo. Sono processato perché accusato di essere corrotto, ma il corruttore che mi accusa e che sta scontando in carcere una condanna per usura e che prima era ancora al CERT perché alcolista e affetto da sindrome paranoica, non è stato nemmeno rinviato a giudizio per la corruzione. Che strano paese è questo. Ti abbraccio forte, Michele. Credo che ci sia tanto, tanto, tanto su cui riflettere. Ecco, io ho finito di leggere queste lettere che sono macigni, che sono scioccanti, le rivelazioni sono scioccanti, ma sai, non è un caso che ci siano questi trattamenti ai detenuti, perché la letteratura scientifica, sia in campo criminologico che in campo psicologico, documenta bene che questa apparente incuria e negligenza hanno invece lo scopo di piegare e di spezzare la personalità dei detenuti per renderli automi, per renderli dipendenti. Per distruggerli, perché quando tu hai distrutto la psiche, hai distrutto la persona e queste continue torture distruggono una persona. Seguendo anche la letteratura, io insomma, ho studiato un po' questo aspetto, dei prigionieri di guerra viene proprio descritto questo che descrive il dottor Nardi nelle sue lettere. E voglio leggere un breve, un breve brano che ho tratto proprio da un articolo che parla proprio dei prigionieri di guerra. Dunque, fin dai primi minuti di un arresto, i detenuti vengono immediatamente sottoposti a violenza psicologica e a volte anche fisica. Lo scopo principale di questo trattamento è quello di piegare il detenuto e prepararlo all'interrogatorio che dovrà affrontare. La speranza è quella di poter ottenere più velocemente informazioni e confessioni su azioni compiute o sui propri compagni. Il prigioniero viene quindi, prima di essere trasferito in un carcere vero e proprio, tenuto in uno stato di fermo in un centro di interrogazione. Decine di testimonianze ci riportano come, oltre alla violenza fisica, vengono escogitati i più perversi e spietati metodi per piegare la forza e la volontà dei prigionieri che vi entrano. Tra i principali metodi di tortura fisica, l'incertezza del tempo di detenzione carceraria cautelare, e ci ritroviamo bene bene, il dottor Nardi è stato 17 mesi in carcere, proprio in carcere, e poi alla fine di giugno è stato mandato agli arresti domiciliari. Vorrei proprio dire che giusto stasera, poco fa, ho avuto la notizia che per la seconda volta la Suprema Corte di Cassazione ha negato la libertà al dottor Nardi, al dottor Michele Nardi. Già a dicembre la sesta sezione aveva dato parere positivo, cioè ok, però poi il Tribunale di Lecce l'ha rigettata. È andata adesso alla seconda sezione penale, sempre alla Suprema Corte di Cassazione, che ha stabilito, ancora non c'è la sentenza, io non l'ho avuta, che il dottor Nardi deve stare agli arresti domiciliari, dove non può ricevere nessuno se non i propri figli e non si può neanche collegare ad internet. Perché? Per quale ragione? Fuga? Non è nell'interesse del dottor Nardi scappare,
e il suo interesse è quello di dimostrare la sua innocenza. Comunque, voglio riprendere un breve l'ultimo tratto di questa disamina proprio sui prigionieri e ho concluso, se tu poi non hai qualche altra domanda. Sì, Ernesta, sì, perché non spetta a noi, come dicevo anche all'inizio, entrare nel merito delle decisioni della Cassazione. Sì, certamente, ma io non ho fatto una mia considerazione, non conosco la disposizione, per cui io non ce l'abbiamo, per cui avranno ritenuto di fare così. Io ho fatto una mia considerazione di cui mi prendo la responsabilità, ma insomma credo che chiunque insomma la possa fare tranquillamente. Allora, riprendo questo breve tratto e finisco. Allora, l'incertezza del tempo di detenzione cautelare. La maggior parte dei detenuti vi rimangono? Nel caso riescano a resistere alle torture e non confessare, dalle poche settimane ad addirittura per lunghi mesi. Le condizioni igienico-sanitarie di questi centri sono pessime ed è facile che vi sia il passaggio di malattie tra i prigionieri. Spesso i prigionieri si ritrovano a dover espletare i propri bisogni fisiologici in bagni rotti, senza scarico, insani, intasati, allagati. Spesso vi è un solo rasoio per tutti i prigionieri, un'intera ala. Bene, potrei continuare, ma mi fermo qui perché credo di aver usato tutto il tempo a mia disposizione e di aver così portato alla conoscenza tramite te e tramite la vostra straordinaria emittente al pubblico questa situazione che va. Deve andare sotto i riflettori per poter ragionarci sopra. Ernesta, io ti ringrazio moltissimo. Prima di salutarci, voglio anche dire che questa lettera, di questa lettera ne ho parlato anche con Gerardo Colombo. Sì, lo so, il 24 di marzo ho visto il tuo splendido servizio, al 24esimo minuto, se non erro, tu hai proprio parlato della lettera di un detenuto, perché ovviamente è un argomento molto forte. Sembrava di stare in un lager nazista o in un gulag sovietico, non in un carcere della Democratica Repubblica Italiana. Mi vergogno di essere italiano. Mi vergogno di essere stato un magistrato e di aver condannato tanta gente a questo inferno interno. Non capisco, spero che abbia, non conosco, non so chi sia, perché è comunque importante. Facendo il lavoro del giudice penale, del pubblico ministero, che è quello che poi che richiede, no? L'applicazione delle pene, che il percorso attraverso il quale la pena viene inflitta sia un percorso di assoluta garanzia. Dico che perlomeno si cerchi di evitare che in carcere ci stiano addirittura degli innocenti. E dopodiché io per 33 anni ho fatto il giudice penale o il pubblico ministero. Oggi io sono convinto che il carcere così com'è è addirittura dannoso per la società. Più specificatamente, oggetto sociale, puntata numero 14 del 4 marzo 2020, Gerardo Colombo, Associazione sulle regole, parte 2. Lì appunto è stata inserita questa lettera. Io non ho detto che si trattava di Michele Nardi. A Gerardo Colombo sono stato più generico in quell'occasione, ma lui comunque ha espresso un suo autorevole parere su questo. Ernesta, ci torneremo ancora, certamente. Io ti ringrazio moltissimo
Ti sono molto grato e non ti nascondo anche una certa emozione che ho provato quando hai letto questa lettera, perché al di là della colpevolezza o meno, comunque non è assolutamente possibile che le persone vengano trattate in questo modo. Questo non è assolutamente possibile. È sicuramente illegale. All'interno del carcere ci sono esseri umani detenuti, anche quelli ristretti al 41 bis, insomma sono esseri umani anche gli operatori penitenziari, la polizia penitenziaria, i direttori. Soltanto che purtroppo non si riesce in nessun modo ad uscire da questa illegalità. Insieme a te voglio sottolineare che questa nostra informazione è volta per tutta la popolazione carceraria che vive in questa situazione assolutamente criticabile e che bisogna assolutamente cambiare. Io spero anche, ecco, mi piace anche fare un appello positivo, no? Perché è importante questo, protagonista di una puntata, appunto, di Andrà tutto bene, è stato anche l'attuale capo del DAP, ecco, Petralia, che saluto e a cui appunto, come dire, chiedo cortesemente di fare in modo appunto che le persone quando si trovano in carcere stiano più bene possibile per il bene di tutti, anche perché altrimenti, stando male, poi più facilmente torneranno, oppure anche se non l'hanno fatto, sono state condannate comunque a delinquere, no? E noi sappiamo che c'è una recidiva molto molto alta, quindi il nostro auspicio anche che mi sento di fare appunto al dottore Petralia, che ho avuto come dire, il privilegio di intervistare pochi giorni proprio prima che venisse nominato capo del DAP, è appunto questo. Sì, quando si esce dal carcere bisogna che si esca persone migliori e non bestie inferocite. E per uscire persone migliori ci debbano essere le condizioni all'interno del carcere perché questo avvenga. Il tempo Grazie. allora a nostra disposizione per questa puntata è terminato. Grazie, grazie ad Ernesta Adele Marando. Buon Grazie, grazie pomeriggio. a voi.